Allora, tra i grandi estimatori di Martin Goyen abbiamo un uomo dalla sensibilità innata, Corrado Calabro, che ha sposato proprio anche un po' alcuni dei temi che ritroviamo nelle tele di Martin. In particolare, quale tema, Corrado? L'acqua, il mare. Sono almeno 100 le mie poesie sul mare. E una di queste poesie, Martin ha accoppiato un suo dipinto delle vele in fuga su un mare crespato eppure sereno. Sono pennellate di luce quelle di Martin, e l'elemento fluido esprime tutta l'inquietudine e al tempo stesso la gioia straripante di questa pittura. E me seduce molto perché questa mutevolezza, questa luce che vivifica e nello stesso tempo dissolve l'immagine, è molto suggestiva. È vero, Corrado, la tua sensibilità descrive come se fossero brevi pennellate proprio i quadri di Martin. Ti chiedo un'altra cosa, perché Martin mi ha parlato del paesaggio e del mare del Belgio, un mare che lei ama d'inverno, ma un mare cupo comunque, che evoca tormenti e che hanno colori grigi e ricordano la nebbia. Tu, il mare che conosci è il mare della Calabria, ecco, quali sono le caratteristiche del mare che tu più conosci? Guarda, indubbiamente la quasi totalità delle mie poesie sono sul mare Mediterraneo o su mari lontani ma incantevoli, pieni di sole, subtropicali. Però io ho scritto anche una poesia ad Anversa, su quel mare del nord. È una poesia anche che è stata molto apprezzata. E inoltre devo dirti che qualcosa l'ho scritta pure sul mare svedese, danese. È incredibile quanto quella gente ama il mare, e amano forse solo di riflesso la mia poesia, perché per lo più parla di un mare solare, di un mare azzurrissimo, di un mare color violetto, di un mare a cui profondità sfugge, però anche nel loro mare un po' scolorito eccetera, loro sentono questo richiamo. Non per nulla sono stati grandi navigatori. Giustamente. Ultima cosa, non possiamo non menzionare un altro elemento importantissimo dei quadri di Martini, il colore, e sicuramente io posso dire che, avendo ascoltato spesso le tue poesie, alcuni dei colori presenti nei dipinti e nelle tele di Martini sono presenti anche a livello di emozione nelle tue poesie. Sì, indubbiamente la molteplicità di stimoli ormai nell'arte, diciamo che è acquisita. La poesia, per sedurre a prima vista, poi la profondità si apprende solo la quinta, sesta lettura, ma se non seduce a prima vista, nessuno va manco alla seconda lettura. Deve avere qualcosa dell'attrazione pittorica. Bravo. E la pittura acquisisce senso ulteriore se evoca poeticamente un paesaggio. Grazie, grazie Corrado Calabro, e grazie soprattutto alla testimonianza che ci ha reso sulla nostra Martin. Grazie.